importante verificare che prima di Gentile non ci sono soltanto fenomeni marginali o subalterni al primato della grande civiltà umbra che è rappresentata da Giotto, o perlomeno dal Giotto umbro, dal Giotto di Assisi. E quindi andare a verificare che cosa capita a Fabriano quando Giotto ha appena finito di lavorare ad Assisi per la seconda volta. Lui andrà tra il 1288 e il 1292 e tornerà tra il 1309 e il 1312. Quindi ci sono due momenti, il secondo importante quanto il primo, perché è nel vento di quella rivoluzione che ogni decade iniziale di secolo indica come volontà di mutamento. E che cosa fa Giotto? Perché Giotto è così importante? Perché di Giotto si parla tanto? Perché Giotto è il primo pittore moderno. E cosa vuol dire primo pittore moderno? Certo, non vuol dire Picasso, ma quasi. Se voi guardate le opere prima di Picasso e Picasso, vedete che c'è un salto tale che si capisce che Picasso è un rivoluzionario, la cui forza dura per circa 70 anni. L'influenza di Picasso sulla pittura del Novecento, nonostante tante diverse avanguardie, dura dal 1900 almeno al 1970. Ci sono ancora pittori che continuano a sentire, a ripetere quello che, variando continuamente stile, Picasso ha fatto nel corso di 7-8 decenni. Giotto è lo stesso. Giotto inizia alla fine del 200 e la sua influenza dura fino alla fine del 300, quasi 100 anni. Sono pittori che, balbettando, ripetendo, rimodulando, non vanno più avanti di lui rispetto a quello che ha concepito nel 1303-1305 a Padova. E dico Padova perché è una cattiva notizia, ma utile per Fabriano, sarà che uno dei miei maestri, prima amico e poi nemico, preso non so se da una rabbia o da un divertimento tipico della sua natura, arrivò alla conclusione, che tuttora alcuni critici e anche un restauratore importante come Bruno Zanardi considerano plausibile, che Giotto non sia l'autore delle storie di San Francesco nella chiesa superiore di Assisi. Quando voi andate ad Assisi, avete chiesa inferiore, chiesa superiore. Quella inferiore vi fa vedere opere straordinarie di Cimabue, di Pietro Lorenzetti, di Ambrosio Lorenzetti, Giotto in un secondo tempo. Ma quello che noi intendiamo il Giotto di riferimento, quello dei libri di testo, quello in cui si vede la storia nuova di questo santo morto da pochi decenni, ma ancora vivo, è singolare anche come digressione che il modello di Gesù abbia trovato la sua riproduzione come in un secondo Gesù in Francesco. Francesco è il solo santo che intende la povertà come guida ed è singolare che la Chiesa, che ha come santo patrono Francesco e che vede in lui il santo per eccellenza, non abbia avuto nessun papa che ha scelto il nome di Francesco fino a questo ultimo. È inquietante. Ci sono un sacco di Benedetti, di Giovanni, di Paoli, di Pio, Pio I, Pio II, Pio Tutto, hanno preso qualunque cosa, ma nessuno o ha osato o ha voluto mostrare la propria inadeguatezza per la forza della Chiesa rispetto alla povertà di Francesco. È arrivato questo argentino. C'è un'immagine che magari faremo circolare nei giorni della mostra, che fa vedere la canonizzazione di un santo in Argentina. Si vede un cardinal Bertone che sembra un faraone egiziano, su un trono alto 7 metri, con una testa ferma, gli occhiali neri, un panneggio gigantesco, e in basso, piccolo, si vede un chierichetto. Papa Bergoglio non ancora papa. Era lì che guardava questa apparizione terribile, tremenda, di Cardinal Bertone, che oggi è parzialmente in disgrazia, a rappresentare la Chiesa nella sua dimensione più lontana dal mondo, più lontana dalla povertà, meno francescana, non per colpa di nessuno, è la Chiesa a cui ci hanno abituati, di cui l'ultimo Papa, che ha avuto pure l'umiltà di dimettersi, è stato l'ultimo simbolo, un Papa elegantissimo, paludatissimo, l'Arcivescovo di Camerino e San Severino, Francesco Brugnara, che è un po' modernista, trovava disdicevole che il Papa andasse a prendere degli abiti del 700 e dell'800 per fare messa. Io lo trovavo bello e giusto, tanto è inutile che stiano a muffire o con la naftalina in un armadio, lui lo trovava come il segno
che pur non criticava, di una volontà di guardare il passato invece che una Chiesa moderna. È arrivato il Papa che lui stesso in qualche modo evocava, e cioè una personalità che ha rinunciato a tutto e per darne il simbolo ha preso il nome di un piccolo santo, ma del primo e più povero santo d'Italia. È la prima volta che c'è un Papa Francesco, non c'è neppure bisogno di chiamarlo Francesco I, perché è il primo, ce ne saranno molti altri. Ma è il segnale di quella rivoluzione che non appena si compie viene contraddetta dal potere che si rappresenta nella straordinaria fabbrica di San Francesco d'Assisi, che è un monumento quasi come San Pietro, interamente decorata, e in cui la Chiesa in qualche modo assorbe la figura del santo e dalla sua povertà trae gloria, potere. È una cosa importante. L'interprete di questo potere della Chiesa, che si fonda sulla lezione di povertà di San Francesco, è Giotto. Giotto? E chissà se è Giotto. Non abbiamo nessun documento certo, se non la presenza di lui, ma non necessariamente nella Chiesa di San Francesco. Lui lavorava molto per le Chiese francescane, lo ha fatto alla Basilica di Sant'Antonio a Padova, francescana, lo ha fatto a Rimini, dove ha lasciato opere importanti e un crocifisso straordinario. Lo ha fatto, ovviamente, per la principale chiesa, il santuario di San Francesco ad Assisi. Ma la mancanza di documenti, insieme a diversi maestri come il maestro di Isacco, Giotto Giovane, chissà chi potrebbe essere, una fatica di critica nel tentare di capire come comincia Giotto nel 1284, 85, 86, qual è l'inizio di questo pittore che poi deflagherà nel 1303-1305 a Padova però, tanto ad aver ingannato quando venne il ministro Melandri allora, io feci due articoli sull'Espresso e Panorama dicendo Giotto Padano, e lei che è ignorante come una capra, appunto, lo scambiò per nato a Padova. Dico, no, sarebbe nato nel Mugello, ma Padano vuol dire che ha lavorato a Padova, non che è Padano. Naturalmente c'era Bossi che era tutto contento, ma la Melandri fece la sua topica. In realtà lì c'è Giotto e qui c'è un meraviglioso maestro che nella perfidia di Federico Zeri, forse non è lui, è un anonimo, e meglio ancora che un anonimo è il suo alter ego, nato però non in Toscana, dove la gloria viene moltiplicata dalla forza di comunicazione di Giorgio Vasari, che fa diventare i pittori toscani i primi pittori d'Italia comunque per molto tempo, ma da un grande pittore romano che non ha avuto un promotore come Vasari, ma che è stato l'equivalente di Giotto e ha lasciato mosaici ed affreschi meravigliosi, che si chiama Pietro Cavallini. La teoria di Federico Zeri è che l'autore degli affreschi di San Francesco ad Assisi non sia Giotto ma Cavallini. Non cambia molto, sono figure equivalenti, grandi più o meno allo stesso modo, una formata a Roma, l'altra formata a Firenze, ma poi, come trovandosi a metà strada, dove secondo me hanno lavorato entrambi, ad Assisi. Assisi è esattamente a metà strada fra Firenze e Roma. Io immagino che le due botteghe, quella di Cavallini e quella di Giotto, si siano in qualche modo confrontate in una specie di sincretismo formale che determina un pittore che non è né l'uno né l'altro, ma che potrebbe essere l'uno e l'altro. E nella volontà polemica di Zeri, il pittore, anche attraverso una serie di confronti, ingrandimenti, dettagli, che lui fece fare quando studiò quegli affreschi, è Cavallini e non Giotto.